Benvenuti ad Affari a Quattro Ruote, dove vi spiego come comprare, restaurare e vendere classiche moderne, i miti della mia generazione. La sfida consiste nel trovare le auto e riportarle in buone condizioni con non più di 1000 sterline. E ad aiutarmi c'è il mio meccanico, Ed China. Vi mostrerò i posti migliori in cui trovare le auto e come reperire i pezzi. Ed si occuperà del lavoro sporco e della verniciatura, con la speranza di ottenere una collezione di splendide classiche, come questa Capri 1006 Laser. Tutti conoscono la Ford Capri, l'auto più glamour della casa americana. Se comprate una Capri, volete far sapere al mondo che siete il galletto del quartiere, o la galletta. Con il suo aspetto da coupé e il motore vigoroso, era la Mustang britannica. La adoravo e mi piace ancora oggi. Come l'uomo con il collanone al collo e l'abito a tre pezzi bianco, la Ford Capri era il simbolo degli anni 70. Sedili avvolgenti, stile americano e la falsa bombatura sul cofano. Era un'auto su cui farsi vedere. Come diceva il famoso spot della Ford, era l'auto che ti eri sempre promesso. Aveva una gamma che offriva soluzioni per tutti, dalla 1.6 fino alla velocissima 2.8. Ha trovato il suo posto nel cuore degli inglesi quando Body e Doyle sono apparsi su una Capri come questa nei Professionals, una famosa serie poliziesca degli anni 80. Da allora quest'auto è sempre stata associata al machismo di attori come Harry Hamlin. Trovare una Capri in buono stato è più difficile di quanto si creda. La ruggine si mangia la carrozzeria e molte di queste auto sono finite nella parte sbagliata del guardrail. Eppure la sfida mi piace. Devo essere sincero con voi, non guido una Ford Capri da... ho paura a pensare da quanto, da tanto tempo. Ma la cosa bella di queste auto è la loro semplicità. Sono incredibilmente semplici da curare, da mantenere e da verificare quando le provi. Quest'auto è un po' logora come carrozzeria. Ha, come posso dire, bisogno di un restauro. Le serve una riverniciata. Il tettuccio è stato già riverniciato ed è opaco. C'è ruggine sui parafanghi anteriori. La cosa positiva è che ha un motore bello scattante. Però non ha il servosterzo. Ed è una cosa buona, perché così non si guasta. Lo sterzo va molto bene, il cambio è ottimo, sono in seconda e ora in terza per la prima volta. Non c'è nessun problema e si ingrana bene. È sempre una cosa importante. Si sente che si pianta sulla strada. Si pianta e si abbassa un po'. Vuol dire che le sospensioni sono un po' usurate, ma non è una cosa di cui preoccuparsi troppo. Sembra tutto perfetto. In effetti, a dire il vero, ho noleggiato auto peggiori quando ero in vacanza. Una Capri bisognosa di un po' di cure per 400 sterline. Che penserà il mio meccanico Ed? Speriamo che apprezzi la sua originalità, altrimenti penserà che è un rottame. Incrocio le dita. Allora Ed, le prime impressioni? Ha fatto qualche inseguimento, qualche incidente. La pioggia ha rovinato la carrozzeria. Perché l'hai comprata? Perché è un'auto mitica. Era una vera icona ai suoi tempi e credo che sia tornata di moda. La gente adora gli anni 70 e 80. E con un po' di amore, cure, attenzioni, affetto e il tuo duro lavoro, possiamo rimetterla sulla strada guadagnandoci sopra. Voglio crederti. Sì, ma riverniceremo il parafango anteriore, perché va riparato qui davanti e arrugginito. Va bene, ma guarda che l'altro non è da meno. Dovremo sostituirli tutti e due. Sarà più veloce e non costerà così tanto. Va bene. Costa poco sistemarli, vero? Ma sì, sarà facile. È una bella notizia. Visto che ci sei, potresti sistemare questo paraurti arrugginito? Sì, è proprio così. E che vuoi fare con questi fendinebbia? Ce ne servono un paio, fantastico. Anche due fendinebbia. E ora viene il bello. Vai a sederti dentro. Guardati intorno, non è bello? È come nuovo di zecca, tutto originale. Nessuno ha fatto buchi nelle portiere per gli altoparlanti. Lo stereo è originale, ero felicissimo quando mi sono seduto. Sì, begli interni, in buono stato. Bene, via quel sorriso dalla faccia, perché le cose si mettono male quando si accende il motore. Perché... posso sistemarlo, non c'è problema. Bene, e quando l'ho provata, sembrava che ballasse un po'. Non era fermo, come speravo. Va bene, sono sempre state un po' larghe con lo sterzo. Possiamo dare un'occhiata alle boccole o cose così. Per ricapitolare, ci sono i parafanghi, i paraurti, le luci fendinebbia, lo scarico e lo sterzo.
Mi sembra che non ci sia altro, no? Sì, nient'altro. Ma quando sarà bella e finita, ne sarà valsa la pena. Saremo i più belli della città sulla nostra 1600 laser. La prima volta che sono entrato in questa Capri ero pronto per un emozionante giro, ma non ero preparato a quello che è successo dopo. È stato come guidare un carrello per la spesa. Camminavo tranquillo, pensando ai fatti miei, ed un tratto, senza preavviso, l'auto se ne andava da tutt'altra direzione. Questa tenuta di strada non va bene. Ora la solleverò per andare alla radice del problema. La Capri ha una struttura molto solida delle sospensioni anteriori. Questo vuol dire che ha un montante con una molla in cima, un ammortizzatore all'interno e un piccolo perno sopra in modo che la ruota possa muoversi. Non deve muoversi avanti e indietro o a destra e a sinistra quando si cammina. Quindi, per evitare che succeda, c'è una barra antirollio qui davanti che impedisce alla ruota di fare avanti e indietro e c'è un braccio oscillante che non la fa muovere lateralmente. Ora, un problema comune è che le boccole nel braccio oscillante si rovinano e danno molto gioco. Il modo migliore per verificarlo è afferrare la ruota e scuoterla un po'. Come vedete, c'è un sacco di gioco eccessivo intorno a questa boccola e anche un po' all'interno. Quel che farò ora è cambiare questa boccola e l'altra, e anche dall'altra parte, perché è probabile che siano rovinate anche quelle. Per rimuovere queste boccole dovrò smontare completamente il braccio oscillante dall'auto. Per far questo devo svitare questo bollone. C'è un dado qui e un altro qui, e tutti e due sono tenuti da dei perni separati, quindi devo svitarli e, naturalmente, con questa ruggine, un po' di liquido penetrante non guasta. Un consiglio utile: se volete fare le cose per bene, se sciogliete un nodo o fate qualunque azione che richieda di far leva, è di tirare verso di voi, perché se si spinge in fuori rischiate di farmi male. Per risparmiare tempo, non smonto completamente le sospensioni e non rimuovo la ruota, ma vuol dire che dovrò esercitare una pressione su questo braccio per toglierlo da questo giunto a sfera. Uso una cinghia a cricchetto che fissa sulla parte superiore delle sospensioni, così, e la leggo qui. Mi metto nello spazio che si crea e uso tutto il mio peso per cercare di spingere in giù il braccio mentre lo colpisco con il martello. Facendo così spero di risparmiare tempo e non toccare le parti delle sospensioni che non mi interessano. Bene, ora che ho tolto il bullone in cima, posso usare il mio carrello magico per abbassare il giunto. Ecco fatto. E togliere questo. Sto esaminando il braccio oscillante. La prima cosa che si nota è che la boccola di gomma è molto allentata. È una buona idea cambiarla. Questa è la parte più difficile del lavoro. Devo togliere le vecchie boccole prima di inserire quelle nuove. Questa è molto allentata, per cui non dovrebbe essere difficile toglierla, perché è già molto rovinata, ma è qui da sempre e ci vorrà un bel po' di forza. Le Capri stanno diventando rare e sono stato contento quando ho comprato quest'auto originale per 400 sterline. Aveva alcuni problemi. In strada andava per conto suo. Così Ed ha cambiato le boccole del braccio oscillante e ne ha trasformato la maneggevolezza. Poi ha sostituito la guarnizione del collettore di scarico perché i gas entravano nell'abitacolo. Il lavoro più difficile è stato sulla carrozzeria. Sono stati messi e verniciati due nuovi parafanghi e una nuova traversa. Poi, per finire, ci sono stati i nuovi paraurti e i fari fendinebbia, dettagli importanti che migliorano molto l'auto. Quanto abbiamo speso? Le parti della carrozzeria sono costate 350 sterline e la vernice 40. Le boccole del braccio oscillante sono costate 50 sterline, le nuove guarnizioni degli scarichi 20, i paraurti e i fendinebbia 120 sterline. Siamo addirittura sotto il nostro budget di 1000 sterline. Il risultato è incredibile. Il verdetto. Ed, come stai? Bene, e tu? È un piacere rivederti. Mi rendo conto che hai lavorato duro sulla Ford Capri. Non è male, no? Che trasformazione! Hai messo i paraurti, i fari fendinebbia, i parafanghi. Sì. Ma qui che è successo? Beh, c'è stato un problema. Ci è voluto un po' per avere la vernice giusta, ma alla fine sembrava andar bene. Quando l'ho data, però, faceva molto caldo e la lacca non ha aderito bene.
È stata dura cercare di lucidarla e questo è il massimo che ho potuto fare. Ma si guida alla grande. Ecco le chiavi. Ha fatto un ottimo lavoro, ve lo assicuro, soprattutto sullo sterzo. Ha cambiato le boccole dello sterzo e questo lo ha reso molto più preciso. Prima si guidava come la Q2, ora va proprio come dovrebbe andare una Capri. Ha cambiato anche la guarnizione del collettore degli scarichi e ha dato più potenza al motore. Si sente che è più aggressivo e brioso nelle marce, perché i gas passano attraverso gli scarichi, come è giusto, e non tornano pericolosamente verso l'abitacolo. Sono un po' deluso dalla verniciatura. Ed ha fatto il possibile, cambiando i parafanghi anteriori e cercando di sistemare la vernice, ma è un'auto vecchia. Sistemare la vernice in un'auto sbiadita è quasi impossibile. Quest'auto ha bisogno di una riverniciata completa, ma non abbiamo né il tempo né i soldi per farlo.